tutti. Giornata inaspettata, c'è anche il Baka-san, che non possiamo più chiamare Baka-san perché non siamo in Giappone oggi. No, no, no. Non però, siamo in Giappone. Volendo, però, vabbè. No, dico, però c'è comunque una certa correlazione. Sì, sì. Perché stiamo andando a Venezia, quindi passeremo una giornata a Venezia con una sua amica giapponese, anche mia, che abbiamo conosciuto all'ostello in Giappone perché ci lavora. Quindi noi adesso siamo in un treno extra lusso al secondo piano. Fa vedere le spine. Sì, ci sono anche le spine. Doppia compatibilità. Doppia compatibilità, quindi cioè extra lusso proprio per Trenitalia. E ci rivediamo a Venezia. Bene, bene, siamo arrivati a Venezia, siamo in orario. Abbiamo, c'è Ayaka, l'abbiamo recuperata, c'è anche la mia amica romana, quindi lei è di Venezia, quindi ci farà da guida, per fortuna, grazie. E adesso prendiamo i biglietti del vaporetto e poi andiamo in giro per Venezia. Alle mie spalle il ponte di Calatrava e noi siamo seduti qui sul vaporetto. Ciao! C'è una nave della costa che sta girando tra Giudecca e la parte centrale di Venezia. Io non capisco perché continuano a farle girare qua dentro, però. Piazza San Marco e noi siamo a San Giorgio. Adesso andremo sul campanile e vi facciamo vedere la vista. Abbiamo scelto il campanile di San Giorgio perché c'è meno fila e perché si vede sia la laguna di Venezia che l'altra parte più esterna, quindi Venezia Lido. State guardando una mostra di arte contemporanea qui vicino alla chiesa di San Giorgio, che sinceramente nessuno di noi ha capito, ma meno fosse bella, non lo so. Potete crederci o no, ma questa è una stanza da tè in vetro giapponese a Venezia. Noi siamo andati in Giappone per vederle e qua sono esposte anche in vetro. You are at home! Yeah, Japanese people! Questa è la vista dal campanile di San Giorgio, lato laguna, là c'è il Lido. E lì sotto potete vedere la stanza da tè in vetro che abbiamo visto prima. Lì davanti potete vedere l'hotel super lusso di Venezia, i Cipriani, dove praticamente vanno tutti i VIP che vengono qua per la festa del cinema, la mostra del cinema e via dicendo. Allora, là c'è Murano, in fondo, San Michele, qualche secca venuta a galla, l'Arsenale, e lì davanti Venezia Lido. Questo è il sestiere di Castello. Ok. Questo è il sestiere di San Marco. San Marco. Bella panoramica. Quella alle mie spalle è la chiesa di San Zaccaria. Purtroppo è chiusa all'ora di pranzo, giustamente. Ed è molto bella dentro perché è tutta affrescata e sarebbe stato bello vederla. È dietro San Marco e si raggiunge in frettissima dalla piazza di San Marco. Prima eravamo là a San Giorgio e adesso siamo qua a vedere il Ponte dei Sospiri, che non ha nulla di romantico, ma anzi riguarda la gente che deve andare in galera, quindi finalmente siamo arrivati in piazza San Marco. Quella che avete potuto vedere lì è una lunghissima coda e non entreremo a San Marco perché la coda è lunghissima, purtroppo. Peccato. Là invece alle mie spalle c'è dove impiccavano la gente, un bello sport. Non da là, cioè da... Quella che state vedendo è l'inizio dell'acqua alta qui a Venezia, che al momento è poco alta,
però di solito inizia così e dopo ci ritroviamo i colombi a bagno. Race? Yes. Yeah. Si stanno preparando per la regata storica. Prepare. Questa non è la storica. La storica è con il costume. Siamo davanti alla scuola Grande San Rocco, tra poco ci entreremo. Molto caratteristici questi vicoli. Ebbene, alla fine, nel primo pomeriggio, siamo finiti in un bacaro. Ayaka è molto contento. Che non sa che ho per i beni. Sì? Dove è molesto? Adesso vediamo, vino. Baccaro. Siamo dentro la grande scuola di San Rocco. Sinceramente io non ho parole per tutto questo. Bellissimo. Siamo usciti dalla scuola grande di San Rocco e questa invece è la chiesa di San Rocco. Della regata, perché oggi sì, abbiamo beccato anche la regata, non è quella storica, però non si può sempre avere tutto, quindi a sto giro il ponte di Rialto è in restauro. Peccato. Giornata impegnativa, alla fine siamo sul ponte degli Scalzi perché quella dietro di noi è la chiesa in restauro dei frati francescani, che giustamente sono scalzi. C'è ancora la regata, ma qualche vaporetto qua riesce a girare. Dietro c'è la stazione. Per oggi abbiamo quasi finito. Tra poco salutiamo Ayaka, che continuerà il suo tour de force per l'Italia. E poi noi torneremo a casa, mesti, tristi. E salutiamo anche Romana, che ci ha fatto da cicerone tutta la giornata. Fantastico!